oggi che mi ha invitato stamattina e sono molto contento. Io come Rosaria Cavazzoni non sono un amante dei rituali, non vado mai, è molto difficile, non mi condivido, io credo che le cose vadano ricordate quotidianamente, non in giornali previsti e scritti da nessun regolamento, però c'è un momento in cui nella vita di tutti, soprattutto quando si sente intorno il terreno che si ascilla e noi gente da teatro lo sappiamo in questo momento cosa sta succedendo intorno a noi, noi sentiamo il terreno strano sotto di noi, sentiamo la nostra individualità, il nostro rispetto professionale calpestato e dimenticato da tutti, ma soprattutto da chi dovrebbe porre attenzione nei confronti della rinascita culturale e poi conservazione della memoria storica e delle coscienze di questa nazione. Dicevo, un'attenzione da parte di queste persone, sentiamo franare, però sappiamo in questo momento che abbiamo bisogno di riappropriarci di certe cose. Diceva Pasolini che c'è l'unica speranza che noi abbiamo ancora di riappropriarci della parola. La parola è l'unica cosa, l'unica arma che abbiamo contro la violenza, di cui parleranno stamattina persone molto più qualificate di me per parlarne. E la parola attraverso il teatro, attraverso la poesia, attraverso un dibattito, attraverso l'associazionismo, attraverso il volontariato, attraverso la semplice coscienza dei cittadini che parlano tra di loro, attraverso la semplice voglia di dirsi qualcosa, di dirsi come stai, come non stai, è l'unica speranza che abbiamo in questi tempi bui, come vi ha descritto Margherita Hussein molti anni fa, anni che ritornano, anni bui di oblio e in cui crollano, i libri sono stracciati, in cui le cattedrali non esistono più, in cui le statue vengono abbattute. In questo momento di crollo l'unica speranza che abbiamo è riappropriarci della parola e della nostra coscienza. E questi sono momenti importanti per farlo. Quindi io vi ringrazio davvero molto per avermi invitato. Grazie.